relatore di questa sera. Buonasera. Allora, a me il compito della presentazione di Luca. Allora, buonasera, innanzitutto rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto e un bentornato al nostro relatore, professor Gianluca Chiocci, di sangue bubino, psicosociologo e formatore. Ha studiato scienze agrarie e scienze forestali, è laureato in lettere, sociologia e filosofia ed è docente di scienze umane. Ha fondato e diretto vari centri macrobiologici e culturali. È anche uno dei fondatori dell'agricoltura biologica e ha collaborato con Alce Nero. Ha tenuto diversi seminari, corsi di formazione e trasmissioni radiofoniche anche in RAI sui più svariati argomenti che riguardano la complessità umana. Lavora in varie aziende sanitarie regionali come esperto del rapporto mente-corpo-patologia. È fondatore dell'Università della Pace di Cremona. Si occupa attualmente di ecoantropologia. Insomma, persona eclettica, estroversa, stravagante, intelligente e piacevole, certamente preparato. Questo è mio cugino Luca. E la parola. Allora, un saluto a tutti, grazie di essere qui, specie alla famiglia e parenti che non vedo da anni, è un piacere vero vedervi. Allora, io non so come, quindi metto i piedi avanti perché non so se quello che dirò può essere interessante o meno. Mi sentite così? No? È pure acceso, aspettate, dovrebbe andare. Io provo a partire su alcuni argomenti, voi fermatemi quando volete e approfondiamo, perché io non conosco il pubblico, neanche le vostre esigenze, quindi faccio un po' fatica sinceramente, no? A individuare il tema specifico, perché le piante ci sarebbero a parlare per anni, no? Quindi proviamo un pochino a partire, poi vediamo insieme quello che è più opportuno. Un po' più distante, così va bene? Così va bene, proviamo così? Allora, vediamo un po' dove partiamo. Allora, il titolo dovrebbe essere, come diceva Stefania prima, ecoantropologia. Cosa vuol dire ecoantropologia? Dobbiamo essere precisi su questo. Ecoantropologia significa che qualche anno fa è scomparso il premio Nobel, il fondatore un po' dell'antropologia culturale moderna, che era Claude Lévi-Strauss. Il suo successore, che si chiama Philippe Descola, giustamente ha detto: ma non possiamo più chiamarla antropologia, perché questo fatto dell'uomo al centro, questa fissa, questa mania un po' occidentale, questo è uno dei vizi nostri, di mettere l'uomo al centro di tutto e tutto il resto di serie B, in qualche maniera ha contribuito a tanti problemi moderni che non tocchiamo in questa sede, perché andremo in argomenti troppo scontati, diciamo, no? Così va bene? Speriamo. E quindi ha detto no, chiamiamola ecoantropologia, nel senso che non c'è più l'uomo da solo, no? Rispetto a tutto il resto dell'ambiente, ma ci sono anche tutte le altre cose con le quali non possiamo più non fare i conti. No? Non possiamo fare i conti. Quindi è bene questa visione sistemica. Noi diciamo che l'uomo è un essere sistemico relazionale, bio, psico, socio spirituale. Se noi togliamo una di queste parti, quello che purtroppo è sempre accaduto, non ci capiamo niente dell'uomo, no? Perché se guardiamo solo la parte biologica, la classica medicina allopatica vede ancora il corpo umano come una serie di meccanismi, apri, chiudi, acqua fredda, acqua calda, non c'è relazione. Psico, non sappiamo quanto è stata importante la scoperta freudiana dell'inconscio, no? Nei primi del Novecento si apre al mondo questa possibilità, non c'è soltanto una parte che noi conosciamo di noi, la cosiddetta coscienza o conscio, ma c'è una parte molto più profonda. Freud fa l'esempio dell'iceberg, noi vediamo la parte fuori di ghiaccio, ma non vediamo la parte sotto, no? Per poterla vedere le tre famose strade elettive classiche, no? I sogni, libera associazione, lapsus. Però questa è una visione dell'uomo che ha dato molto, ci ha fatto capire anche prima di Freud, Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, erano la stessa persona, no? Però sono state una metafora per far capire che noi di noi non conosciamo tutto, conosciamo una parte. La dimensione sociale, fondamentale.
noi non usciamo da qua come siamo entrati, ma non per le cose che sentiremo, che sono cose che tutti voi conoscete meglio di me, ma perché ci siamo influenzati, soltanto vedendoci nelle facce, dandoci la mano. Oggi si sa in epigenetica che anche quando ci diamo la mano si modifica leggermente l'RNA, non solo il DNA, tutta la vita è una serie di influenze reciproche, no? Spirituale, perché diciamo spirituale? Perché la spiritualità è la ricerca della verità, la ricerca di senso, i valori che l'uomo ha. Noi non possiamo vivere, la piramide di Maslow ci viene in mente in questo momento, no? Non possiamo vivere soltanto quando abbiamo risolto i bisogni primari. Nessun essere umano è sufficiente, no? Nutrirsi, coprirsi e sopravvivere. Si cercano dei significati. Tutta la storia umana, partiamo dalla storia, è una storia di ricerca di significati, di segni. E l'albero ha sempre costituito nella storia umana un segno che dava un orientamento spazio-temporale all'uomo, perché quando l'uomo perde questo orientamento spazio-temporale va nel delirio. Ci ricordiamo che la parola delirio viene da delira, i latini facevano una specie di stecciato, di staccionata intorno agli accampamenti, al castrum, e chi rimaneva fuori era nel delirio, era fuori. Noi diciamo in italiano, quella persona è fuori, no? È importante questa visione. Ora, bio, psico, socio spirituale, questo è l'essere umano, quindi la ricerca degli esseri umani è una ricerca di significanti e di significati. Perfino il corpo, non ci basta più dire che una persona è ammalata, non basta, perché anche la comunicazione del corpo è una comunicazione di un non detto. Dice bene Lacan quando dice: ogni sintomo è sempre comunque il significante di un significato rimosso. C'è un perché a tutto in pratica, il problema è capirlo, e non sempre è facile capirlo, no? Partiamo da Ippocrate, per esempio, ci ricordiamo all'inizio quando le persone si ammalavano, venivano portate nei vari templi della Grecia in genere, no? Ippocrate era di Cos, quindi si parlava del tempio. La visione del malessere era una visione sempre che si poteva risolvere in qualche modo attraverso pratiche rituali magico-religiose. Ricordiamoci che tutti i rituali del mondo, da che mondo il mondo, ci sono anche oggi, meno male che da qualche parte esistono ancora, servono per gestire i cosiddetti momenti di passaggio, chiamati anche in antropologia culturale momenti limite, momenti in cui l'essere umano da solo non ce la fa. Sono sempre quelli questi momenti limiti, che sono la nascita, la pubertà, il matrimonio, la malattia e la morte. In questi momenti l'essere umano da solo non riesce e ha bisogno di rituali di recupero attraverso i quali poter passare questo stadio che di per sé è difficile a gestire. Noi pensiamo che una delle parti belle di questa contemporaneità è che questi riti di passaggio si stanno perdendo. Per esempio, voi sapete che la famosa campana morto aveva il significato di richiamare a casa del moribondo tutte le persone della comunità, del paese, delle campagne. Quindi quella persona poteva anche morire, però volete mettere, morire vicino a persone che ti conoscono, vicino a amici o agli oggetti che ti hanno accompagnato nella vita. Matrimonio, la stessa cosa, l'adolescenza, io lo dico sempre anche nelle scuole, gli adolescenti sono eroi oggi, perché riescono a passare la fase dall'adolescenza alla fase adulta senza questi riti che aiutano questo superamento di questa barriera. È veramente drammatico, e io userò la parola drammatico in senso greco, che non vuol dire tragico, significa movimento, no? Quindi è difficile che oggi un adolescente diventi adulto senza questi rituali di accompagnamento che ci sono, tra l'altro, sempre stati in tutte le culture. Il matrimonio è un cambio di tono a volte, di città, no? Ci sono dei rituali brasiliani dell'Amazzonia bellissimi che quando due persone si sposano si voltano e con un coltello finto uccidono due immagini di paglia dei genitori di origine, come dire, devo mettere su una nuova storia, un nuovo mondo, una nuova cosmogonia, un nuovo senso al tempo e allo spazio. E poi c'è il famoso discorso della malattia, questo lo diciamo sempre anche negli ospedali, uno dei problemi attuali è che le persone stanno male ma non hanno una comunicazione con coloro che li curano e con coloro che li fanno la diagnosi. Oggi sappiamo, perfino all'Istituto Negri, che è un istituto chimico, no? Sappiamo che l'effetto del DVC,
o dell'aspirina, che di per sé è un effetto antinfiammatorio, no? In quanto acido acetile salicilico, però l'effetto del 60%, 70% c'è antinfiammatorio, chimicamente, ma c'è una quota di effetto che dipende dalla relazione simbolica che tu hai con la persona che te lo dà. Questo in ipnosi si chiama l'acronimo di FAMA: fiducia, aspettativa, motivazione, attesa. Vuol dire che nessuno cura nessuno se non tutta l'aria, il nostro corpo umano sarebbe una zolletta di zucchero. Allora dov'è questo famoso io? Non neghiamo l'importanza di costruire un io, specie in un adolescente, in un bambino, bisogna arrivare a crearlo prima, no? Però, insomma, pensiamo che poi è relativo. Ora, le foglie, la vista, hanno questa metafora molto vicina all'uomo. Tutte le foglie, no? L'uomo cerca la luce, sapete che in tutte le filosofie, anche le culture, le religioni, ligio rex, unire le parti dell'uomo, religione, no? La metafora della luce, mi dà i contorni, io vedo le cose, no? Le piante hanno questo fotoperiodismo, forse l'avete visto tutti, se mettiamo una pianta in una stanza buia e c'è una piccola finestra, la stanza si piega, no? Perché va verso la luce. Possiamo andare, sì, questo è un esempio di pianta, vedete, rovesciata, il vaso è orizzontale e la pianta si piega U per cercare di arrivare alla luce. Quindi questo è il senso della vista che hanno le piante. Le piante vedono, ma dove hanno gli occhi? Perché se noi diciamo non vedono perché non c'è gli occhi sono diffusi in ogni cellula, come il tatto è diffuso in ogni cellula, hanno una struttura modulare. Noi siamo invece non divisibili, infatti la parola individuo, dal latino, non divisibile, indivisus, noi non ci possiamo tagliare in due, no? Non siamo divisibili, la pianta sì. Anche questo ci fa capire che la pianta poi non era come nei tempi antichi qualcosa che non ragionava, molto così, è intelligente, ma certo che è intelligente, più di noi, è chiaro, un altro tipo di intelligenza, no? Possiamo andare per le prossime immagini, sempre relative alla mostra di Leonardo, se vi capita andateci perché è un'opportunità. Ecco, per esempio il centro del tronco, periciclo, dendrocronologia. Leonardo è il primo che si accorge che i cerchi degli alberi interni non sono a caso, ma ogni cerchio esprime più o meno un anno solare. Oggi sappiamo che oltre a questa scienza c'è anche la dendrometriologia, cioè toccando uno di questi cerchi noi possiamo dedurre tutto ciò che è accaduto in quell'anno. Quindi se io digito, c'è una macchina a Firenze, la potete fare anche voi, no? La possono fare tutti, tocco, non so, un cerchio del 1988, vengono fuori tutte le cose accadute nel 1988, perché quei cerchi non danno solo l'età dell'albero, dicono anche le cose che in quell'anno sono successe, per esempio le alluvioni, per esempio le carestie, quindi una centratura, quello che manca a noi, no? Essere a volte centrati, il centro. La parte interna della corteccia si chiama libro, come il libro delle biblioteche, come la parola libertà, liber, c'è la stessa radice, no? Incredibile questo fatto. E anche questa cosa che oggi sappiamo la scopre Leonardo. Possiamo andare avanti? Oh, sul concetto dell'albero, io prima ero partito per fare un esempio dell'ermita, poi ci siamo fermati su un altro discorso del termine. Allora, gli ermita avevano scritto, questo popolo australiano, è bella sta storia perché è semplice, la può capire anche un bambino, però c'è tutta l'antropologia umana. Avevano scritto sulle rocce, no? Non sappiamo dove andare, viviamo nell'angoscia. A volte pensiamo che gli uomini primitivi erano felici, per quello che sappiamo noi, un'angoscia terribile, perché sapevano meno di noi sull'ambiente. È pericoloso il mito del tempo perduto, del tempo passato, no? Perché lo idealizziamo sempre. Questo è l'unico lavoro che hanno fatto un po' gli illuministi, no? Che pensavano che all'origine l'uomo era felice nelle foreste, nelle acque, no? Non è sempre così. Allora, questo popolo era in preda al delirio, giravano per le foreste, non sapevano dove andare. Vedano un albero senza la corteccia. Può capitare nelle piante, no? Un disguido idrogeologico del terreno, uno sfossamento del pH, può far cascare la corteccia. Hanno visto quest'albero bianco, hanno detto bene, vuol dire che intorno a quest'albero dobbiamo vivere, il famoso segno, no? Un segno per vivere, serve sempre, per questo facciamo le città così. Perché questa stanza è rettangolare?
perché ci abbiamo i quattro riferimenti, nord, sud, est e ovest, no? Il cardo romano, le città, il centro, la piazza, il centro con l'albero. Prima c'erano gli alberi, adesso ci sono i supermercati. Allora, questo popolo ha visto questo albero strano, hanno detto qui dobbiamo vivere, tutto bene, la prima generazione vive felice. Arriva un fulmine, spacca quest'albero. Oddio, ci risiamo, l'angoscia. La prima generazione si è fatta morire di nidia. Se vi capita questo bel testo, il ramo d'oro di Fraser, no? Cosa ha fatto la seconda generazione? Qui c'è tutta la sociologia moderna. Ha detto, ma perché dobbiamo morire? Prendiamo questo pezzo di troncone, lo portiamo in giro per l'Australia e lo piantiamo dove dormiamo. E nasce il nomadismo arunta. Nasce il nomadismo arunta. Questo cosa spiega? Che l'uomo ha sempre bisogno di questi riferimenti. E l'albero è sempre stato un punto di riferimento. Le croci, per esempio, erano alberi, lo sapete, prima di essere croci. La croce era un albero. Altra immagine, il corpo umano visto come albero. Questo è un disegno originale di Leonardo. Il corpo umano è visto come albero, come un grande albero, le cui radici sono nella vescica in basso e tutto il resto in alto. I polmoni sono i rami, quindi questa cosmogonia corporale. Questo fatto della ricerca del segno è fondamentale un po' in tutte le culture umane, e la croce appunto era fatta di alberi, noi diciamo di legno, sì no, ma proprio erano alberi, e li possiamo vedere per esempio nel Duomo di Otranto, no? Questo grande disegno dell'albero della vita che c'è sul pavimento, oppure a Santa Maria, a Santa Croce di Firenze, a Santa Maria Novella, no? Questi dipinti di Giotto, Cimabue, che riguardano l'albero della vita. L'albero ha sempre tante metafore, no? L'albero della verità, l'albero del pane, l'albero, l'albero maestro, ce ne sono tante di metafore. Qui abbiamo, anche qui, Leonardo scopre la capillarità. Ogni albero, dalla radice, partono dei tubi che sono in proporzione con i rami, da cui passa la linfa. Quindi c'è un movimento verso l'alto e c'è un movimento dall'alto verso il basso. Questi fasci, che si chiamano anche cribrosi, sono simili anche trachee e tracheidi, sono simili alle nostre trachee. Pensiamo che la trachea che abbiamo noi è uguale a quella che hanno gli alberi, fatta di nodi che si chiudono. Quindi l'albero rovesciato di cui parla Platone potrebbe vivere lo stesso, perché si nutre attraverso questi anelli che chiudendosi lo possono nutrire. E scopre anche che il numero di questi tubi che vanno verso l'alto è proporzionale al numero di rami. Ha scoperto un sacco di cose quest'uomo, no? Sì, possiamo andare avanti. Poi scopre anche la filotassi. Per esempio in un albero le foglie non sono a caso, è bellissimo questo fatto, no? Sono messe in modo che nessuna copre un'altra foglia. Anche in questi alberi mastodontici non c'è una foglia che copre un'altra. Questo per poter prendere la fotosintesi, per poter effettuare questo passaggio dalla CO2 all'ossigeno, no? Quindi ogni foglia filtra l'energia in pratica. Possiamo andare verso le ultime, filotassi, sì, è questa qui. Benissimo. Prego. Il grattacielo, benissimo, sì. Arriviamo verso la fine che non vorremmo stancarvi troppo. Allora, Leonardo ha ipotizzato un disegno, mi pare che lo possiamo vedere anche qui, che in futuro, oggi, infatti si fa così, si potevano fare dei grattacieli, delle case, diciamo dei condomini, a forma un po' di albero, nella stessa modalità della filotassi. Vediamo questo bianco, io lo vedo sulla mia sinistra, questo bianco, ecco, è fatto in modo tale, un disegno suo, fatto in modo tale che ogni piano può prendere la luce. Oggi c'è un bravo architetto che vediamo dopo, che si chiama Stefano Boeri, che a Milano, per esempio, ha fatto tanti quartieri con i famosi giardini verticali. È bellissimo, questa cosa la possiamo fare, la dobbiamo fare. Non dobbiamo solo nutrirci delle piante, dobbiamo moltiplicare la convivenza con le piante. Pensiamo che l'ospedale di Careggio a Firenze ha dimostrato che le persone ospedalizzate che vivono vicino alle piante guariscono prima. E nella zona di Montalcino hanno quantificato che il vino di Montalcino, che mi pare sia il rosso di Montalcino, viene meglio se a queste viti si suonano musiche particolari. Queste uve sono più ricche di polifenoli,
Questo si fa in Lombardia da tanti anni con le mucche, no? Che se le mucche sentono musiche di un certo tipo fanno più latte, ma questo lo si sapeva. Quello che non si sapeva è che la pianta capta anche questi messaggi sonori. Ecco, questo è un esempio di questi boschi verticali. Ogni piano ha dei tipi di piante. Quanti tipi di piante? La media 90 piante per ogni condominio, quindi 90 specie diverse. Questo vuol dire che io vivo all'interno di una piccola foresta. Se non possiamo vivere nelle foreste, facciamo delle foreste verticali. A Roma ci sono già oggi 450 ettari di terra fatta soltanto con la terra dei terrazzi, dei piani più alti, dove tanta gente semina un po' di terra, magari nelle vasche o nei grossi vasi, dove può, no? E sono nati 450 ettari. Quindi non è vero che per seminare dobbiamo per forza avere la terra o andare dove, non si può seminare dove vogliamo. Anche in casa, i bambini lo devono, le scuole lo devono fare. In Lombardia abbiamo iniziato tanti, si chiama il progetto Orto in Condotta, no? L'orto che ogni scuola fa. E poi alla fine dell'anno tutti con i genitori si nutrono, mangiano il mais che hanno seminato, l'insalata che hanno messo. Ma guardate che costa poco anche una cosa così. Però ti dà l'immagine che tu crei la vita. E quando noi creiamo la vita diventiamo più forti. Sapete che uno dei pochi modi per diventare forti è dar la vita, no? Aiutare gli altri, dare la vita anche alle piante, agli animali. Le persone si sentono forti, più forti, perché anche gli animali o le piante sono dotate di animus. Arriviamo alle ultime due immagini. La tua mente, questo ricordiamoci, perché noi questo proprio come occidentali veramente non lo sappiamo, è l'esercizio più gratuito, la scelta dei pensieri. Qual è la metafora della terra? Simile? È facilissimo, guardate. Se questa stanza avesse solo la terra e noi volessimo seminare qui la cicoria, no? Prendiamo, non so, mezzo chilo di cicoria, no? Cosa dici, Tony? Mezzo chilo è sufficiente? Sì, mezzo chilo di semi di cicoria e la tiriamo per terra, no? Facile, quanto ci mettiamo? 3 minuti. Ma qual è il vero lavoro per ottenere la cicoria? È che tutto l'anno poi dobbiamo togliere le cosiddette erbe infestanti, che tanto infestanti poi non sono, ma ne parleremo un'altra volta. Il lavoro è quello: se io voglio la cicoria devo togliere tutto ciò che cicoria non è. Che cosa ci dice questo? Che noi non siamo stati abituati a scegliere i nostri pensieri. Guardate che cambia la vita, eh? Perché se una mattina esco con un pensiero negativo, non posso che incontrare cose negative. Siamo al di là della New Age, che è una banalità, no? Il ripensiamo positivo. Cosa vuol dire ripensiamo positivo? Non vuol dire niente. Possiamo di fatto scegliere il tipo di pensiero che utilizzeremo oggi. E noi sappiamo che il cervello non accetta il no. Vi ricordate i famosi comandamenti? Non rubare, non abbiamo rispettato uno. La mente non tollera il no. Allora, meglio dire, guarda, ieri hai fatto bene, oggi sicuramente farai meglio. Ma dire non cascherai dalle scale, la persona già si immagina lei che casca dalle scale. Il no, il cervello non gli accetta. In tutte le culture è così. Oggi questi meccanismi li conosciamo. Allora, torniamo un attimo alla mente, scusa. Io, nella mente, quello che semino, la mente come la terra, me lo dà, no? Mi dà ciò che gli metto, quindi se seminiamo pensieri, se introduciamo domani mattina, facciamolo subito, non usciamo dal letto con lo stesso piede che utilizziamo sempre, cambiamo piede, se usciamo col destro, usciamo col sinistro per una volta, no? E ci mettiamo pensieri che a noi piacciono, per esempio di, che ne so, solidarietà, amore, pace. Sapete che amore viene da amos, senza morte. Chi ama o chi è amato percepisce di essere immortale. Come il bambino che si sente amato dorme meglio, non ha paura di incubi, perché vive la amors, l'amore, non può capitare niente. Pensiamo come cambia il discorso, no? La tua mente è come una terra di un orto, alla terra non importa quali semi pianti, patate, meloni, erbacce, cavoli, barbabietole, tutto quello che c'è. La terra, la mente, nutre ciò che pianti, pianta semi di prosperità e raccogli prosperità, pianta semi di povertà e mieti povertà. Questa è una frase di tanti anni fa, ma è oggi così, hai visto quanto la gente è aggressiva, cattiva, i semafori tutti, arroganti, ti vengono addosso, se aspetti un secondo suonano, ma perché? Perché stiamo seminando solo pensieri di aggressività e raccogliamo aggressività. Ultima immagine. Scusate, abbiamo fatto tardi, però certi argomenti andavano toccati. L'ultima immagine ci dice che cosa possiamo un pochino
fare su un piano anche realistico, no? Anche se poi dobbiamo parlare di tutti i sensi della pianta, oltre i 5 che abbiamo noi, la pianta individua per esempio l'umidità, noi non lo sappiamo fare, individua se ci sono degli ostacoli nella radice prima di toccarli, noi non lo sappiamo fare, individua quanta profondità può arrivare in quella terra prima di incontrare la roccia, noi non lo sappiamo fare, quindi ha 15 sensi oltre i 5. Nell'ultima immagine vediamo che quello che noi possiamo realisticamente fare è 1. Utilizzare un tipo di cure, fitoterapia, con prodotti che nascono da un'agricoltura meno inquinata. Ve lo dico da questo punto di vista come agronomo. Non è vero che se noi non seminiamo, non mettiamo sostanze chimiche nel nostro campo, il nostro campo è pulito. Non è vero, perché purtroppo i nostri campi vivono con le soluzioni circolanti che vengono anche da altre nazioni. Per esempio la pianura padana è così fertile perché è l'incontro di fiumi circolanti che vengono dall'Olanda, dalla Spagna, dai Pirenei e dal Belgio. Per cui più la terra è miscelata e più è ricca, chiaramente, no? È come il discorso del Nilo. Quando usciva, no? Provenendo dall'Africa, staripava e si portava tutta la ricchezza di tutte le terre nel viaggio che faceva per arrivare al Mediterraneo, no? Allora, cosa possiamo fare in pratica? Scegliamo i prodotti buoni, possibilmente interi, perché se noi li parzializziamo diventiamo persone parziali. Perché devo fare la menta verde che in natura è incolore e la diamo ai bambini? Perché devo riempire di zuccheri tutte le merendine e tutte le bibite? 28% certe aranciate di zucchero, la Coca-Cola ha 2 cucchiai, no, da caffè, grandi, di zucchero. Ma non li vediamo, è la tipica bevanda in, non si sa di che cosa è fatta, 1, 2, le bollicine vanno verso l'alto, centrifugo, in completamente, è dolce, è scura, è notturna, noi viviamo di notte, chi è che dice ci vediamo domani a pranzo all'alba? Siamo una cultura completamente sballata sul mondo del... Quindi ci nutriamo di cose yang, integre, complete, possibilmente biologiche o biodinamiche. Ci sono tante ditte serie che lavorano su questo. Essere flessibili. È meglio una quercia? La filosofia del piccolo, su questo il cristianesimo come filosofia ci ha aperto le porte, no? È più forte un gambo di millo o di erba che si piega ai 4 venti o una quercia di 150 anni, che è la più bella, chi conosce la campagna lo sa, gli alberi più belli sono i primi a essere fregati dai fulmini. È un po' come chi si mette troppo in mostra, i leader che si mettono troppo in mostra, attirano sempre i controleader, no? La filosofia del piccolo, basta questo grande, no? Con questa mania di aprire, che ha rovinato il mondo, questi colori finti, ma non si può vivere senza... Certo, se ci sono altri valori, ha ragione Latouche quando dice, no? La decrescita felice. Sì, è felice se comunichiamo meglio, ma se io ho 3 macchine, non ci rinuncio a una se comunichiamo come prima, ci rinuncio se facciamo cose belle insieme, che se ne frega, me ne basta una, no? La decrescita felice. Sapete che c'è un governatore del Bhutan che ha trasformato il PIL in PIF, no? Prodotto interno della felicità, bravissimo quest'uomo. Flessibilità, essere flessibili come il gambo di erba. Cosa vuol dire essere flessibili? Cambiare paradigma, riuscire a capire che il nostro modo di pensare non è quello vero, è il mio, ma non è detto che sia quello definitivo. Cambiare paradigmi, ma la vita è stupenda da questo punto di vista. Noi possiamo diventare tutti e tutto, basta non aver paura, perché la paura congela, no? Vedete come il corpo quando ha paura si blocca. Amare e perdonare, abbiamo detto. Respirazione. Schopenhauer sulla sua scuola ha scritto questa bella frase: l'Occidente pensa, l'Oriente respira. Anche questa è una cosa gratuita. Se noi respiriamo in modo profondo diventiamo persone profonde. Se diamo lo stesso tempo alla ispirazione, al trattenimento e alla espirazione, noi diventiamo eterni. Pranayama. Se andate nel nord dell'India e state male o siete ansiosi perché avete paura che il pullman casti come quello davanti a voi, vi portano in una farmacia e non vi danno il vano o il serenase o un tranquillante minore, vi mettono una tavola con 12 modi di respirare. Perché? Perché sappiamo che l'ansia, l'angoscia è antitetica al respiro tranquillo. Quando noi siamo ansiosi, respiriamo superficialmente, no? Quando siamo tranquilli, respiriamo in modo più profondo. Quindi se io voglio vincere la mia paura, respiro più profondo. Il respiro è gratuito e dovremmo essere consapevoli che tutti i minuti c'è un cuore che batte. Lo sentiamo il nostro polso?
Non facciamo esperimenti perché Stefania mi ha detto nessun esperimento, però la prossima volta se ci rivediamo facciamo un po' lavoro di gruppo, se no li stanchiamo. Respirazione. Educazione non competitiva. Non è vero che la vita è una competizione, è una balla, è una balla. Ferrari, Enzo Ferrari, il fondatore del mio caso, Ferrari, ha scritto sulla sua prima bottega questa frase, mi ha sempre colpito personalmente: la vita è una corsa, il resto è un'attesa. Ma chi l'ha detto? Ma la vita è una corsa. Ma chi l'ha detto? Perché? Eppure, questo ve lo dico, guardate, su 100 adolescenti che hanno problemi di anoressia, ve lo posso certificare, almeno con la poca esperienza che ho visto, 80 sono perché non recano, non hanno retto questa competizione. Chi non arriva alla fame della fama, come direbbe Eric Fromm, si sente fallito, interiorizza la colpa e comincia a non mangiare, che è il primo atto con cui noi esprimiamo un disagio. O mangiamo troppo, bulimia, o mangiamo poco, anoressia. Sul piano psicodinamico è la stessa cosa. Questa cultura si basa su questo, l'abbiamo detto, mangiare sempre, 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 riempire, riempire, riempire i vuoti. Ma i vuoti devono essere vuoti. Ecco, l'importanza del digiuno non è solo fisico, che è importante per il corpo ogni tanto fare il digiuno, ma è anche mentale. Scarico, scarico i miei pensieri. Il bosco su questo aiuta. Se andiamo in un bosco senza telefonino e ci stendiamo per terra e sentiamo questo vento leggero, immaginiamo, mi porta via i pensieri negativi. Guardate che li porta via veramente, eh? Il bosco è tremendo da questo punto di vista, è una catarsi. Anche qui è bello, io tutto. Il bosco è singolare in italiano, però è fatto di migliaia di piante. È come le canne, avete notato le canne? Se voi togliete le canne nel vostro campo, non vanno via, perché sotto c'è una rete, anche questo le piante ci insegnano, la rete vera, non la rete rete, la rete umana, la rete vera, e rivengano su dopo 2 mesi, subito. Gestire i pensieri, meditare, pregare, che differenza c'è? C'è una differenza. Pregare implica ancora 2 soggetti, io prego tu di farmi guarire, io sono io, tu sei Dio, un'entità, 2 soggetti. Meditare no. Vuol dire io interrompo per quello che posso il flusso dei miei pensieri, che ripetiamo non sono quasi mai reali, perché la nostra realtà è viziata dai nostri desideri. Tant'è vero che la parola desiderio viene dal latino desidera, sulle stelle, perché il nostro vero desiderio è quello di ricongiungerci con la polvere stellare di cui siamo fatti. Alimentazione fondamentale, abbiamo detto, tutto questo è fitoterapia anche. Comunicare, comunicare è fondamentale, si sta meglio quando si comunica. Le persone aggressive, notate, sono quelle che non comunicano. Da cosa li vediamo? Quelli che cominciano sempre con la io. Fanno difficoltà a comunicare. La persona che non comunica è sola, è solipsistica, e spesso si crea un mondo tutto suo, schizzoso. L'io è scisso a certi livelli. E allora mi invento un mondo che non c'è. Italo Calvino fa rimanere il barone rampante sull'albero, vi ricordate? E di cosa scendo a fare in questo mondo, no? I gruppi, vivere i gruppi anche, no? Dobbiamo star soli in certi momenti, ma i gruppi ci danno molta forza, no? Perché siamo fatti di socialità anche, no? Benissimo, allora, finiamo con un'immagine. Vorrei finire, se permettete, con questa immagine, una breve poesia di Tagore, che ha fatto le poesie come i bambini. Dice, mi viene in mente Gubbio, quando ci ho pensato ieri, ho pensato a Gubbio, no? Dice così, perché tra un po' verrà l'inverno, no? Che ha le sue parti belle, oltretutto. Se l'inverno bussasse alla vostra porta e dicesse, ho nel cuore la primavera, chi gli crederebbe? Nessuno. Perché l'inverno è l'inverno, noi pensiamo all'inverno. Ma lo sapete che in questi alberi tra un po' si spoglieranno molti, no? Quelli che perdono le foglie, quelli a foglie caduche, no? Che perdono le foglie. Perché l'albero perde la foglia? Perché non gli conviene tenere le foglie, perché il sole c'è poco, la fotosintesi è poco. Allora perché io devo stare a fare questo sforzo megagalattico di tenere tutte queste foglie? Le butto giù. Tant'è vero che le stesse piante che da noi perdono le foglie, nei tropici non le perdono, perché la luce c'è, no? Allora proviamo a immaginare che queste piante, che tra un po' saranno nude e crude, già, adesso, nelle loro radici, tra le barbe, le barbette, le barbicelle, che sono quelle radici laterali, primarie, secondarie e terziarie, già stanno sintetizzando i tannini per le foglie di primavera,
che poi cadranno dal monte di Santo Baldo e riempiranno questa città piena di colori e piena di fiori. Grazie per la vostra pazienza, grazie per la collaborazione. Ringraziamo Gianluca per la bellissima relazione e sicuramente ci ha offerto tanti punti di riflessione. Sicuramente dobbiamo ascoltare e fermarci un attimo di più per riflettere. Questa è la cosa più importante. Grazie e alla prossima occasione. Grazie a tutti, buonasera. Sarebbe da parlare per ore, da ascoltare più che altro per ore. Grazie. No, ma è nel mondo dell'altra persona, e questo i medici purtroppo come formazione non lo sanno. E pensiamo che un medico tradizionale non si fa un esame di antropologia culturale, un esame di psicologia, un esame di sociologia. Come fai a capire una persona? E questo è il motivo per cui tante persone si curano con le medicine cosiddette alternative, che è un errore, perché la medicina è una. Cosa vuol dire medicine alternative, no? Ecco, Ippocrate, da questo punto di vista, nel IV secolo a.C., per primo dice: un attimo, non lasciamo le persone ammalate nel tempio, non lasciamo in balia degli dèi, perché gli dèi poi non è che erano migliori degli uomini, a volte erano peggiori, no? Avevano una sola cosa diversa dagli esseri umani, che erano immortali. I greci chiamavano gli uomini immortali, gli dèi gli immortali, però avevano un mare di difetti peggio di noi, erano invidiosi, ladri, si facevano i dispetti, però erano immortali. Ora noi non sappiamo se la vita, se fosse immortale la vita sarebbe più curiosa, più bella, più affascinante, non lo possiamo sapere. Mario Luzi diceva giustamente fino a pochi anni fa, quando è scomparso, no? Ci lamentiamo tanto della morte, però è l'unica cosa che dà un senso al nostro tempo. No? Per dire che comunque ogni esperienza, anche negativa, dà un senso. È il discorso della rinascita. Allora, torniamo a Ippocrate. Ippocrate comincia a fare per la prima volta questa distinzione: il corpo dell'ammalato o del presunto tale, perché sono persone anche che pensano di essere ammalate, ammalate non sono, è sempre un discorso di disagio comunque, no? Perché è una comunicazione che noi facciamo. Ecco, in sociologia è fondamentale questo fatto: ogni volta che noi facciamo una cosa, anche un piccolo movimento, è una comunicazione, no? Che noi diamo agli altri. Perfino Durkheim diceva che il suicidio è una comunicazione. Apparentemente no, la persona va via, dove va? Cioè va via, esce dalla comunità dei viventi, però lascia un grosso vuoto, no? Vi ricordate in letteratura classica, le persone che si tolgono la vita lasciano una lettera ai familiari, al direttore dell'albergo, per esempio, quante volte è successo, no? È un messaggio anche quello, tutto è messaggio, esattamente come avviene in natura. Ippocrate comincia a dire: bene, allora queste persone stanno male, c'è un motivo, analizziamo il corpo. E nasce la famosa tesi dei quattro umori: sangue, bile gialla, bile nera e flemma. Quando c'è uno squilibrio tra queste quattro dimensioni, la persona si ammala. Si può guarire? Sì, si può guarire attraverso delle erbe. Chiaro che la chimica, come sappiamo, è dell'ultimo secolo, quindi è molto recente. Tutti gli esseri umani si sono curati da sempre e per sempre con le erbe. E così nasce, diciamo, in qualche maniera il Corpus Ippocraticum, questa serie di scritti più o meno originali di Ippocrate, perché poi questi filosofi medici fondavano delle scuole. Anche qui non c'era la differenza tra il medico, l'erborista. Dante, come ci ricordiamo, apparteneva agli speziali, no? I moderni farmacisti, e il filosofo, perché la vita è filosofia, non esiste una persona che non è filosofo. Aristotele diceva: la filosofia nasce dallo stupore che si ha osservando la vita, quindi osservando i tramonti, l'alba, i boschi, l'albero, gli animali. Chi è che non è filosofo? Nel momento in cui noi la mattina ci alziamo, ci vestiamo e usciamo di casa, facciamo filosofia. Perché? Perché affrontiamo l'ignoto, affrontiamo ciò che non conosciamo. È per questo che in genere gli esseri umani sono molto affascinati dal passato, no? Perché il passato è passato, in quanto tale è garantito. Non c'è quello che Freud chiamerebbe lo strapotere del fato. Il fato è il destino, il fato è anche il maschile di fata, che con la bacchetta magica può modificare la vita in meglio o in peggio.
Allora, da questo punto di vista nasce in qualche maniera la farmacopea ufficiale che ha accompagnato l'uomo fino al 600, fino al Rinascimento, no? E anche dopo, perché continua e deve continuare, poi nascerà, diciamo, la medicina chimica. Cosa ha a che fare tutto questo con gli alberi? Allora, intanto siamo per la prima volta nella storia miliardaria dell'evoluzione della natura, non dell'uomo, perché noi abbiamo 200.000 anni, le piante hanno 500 milioni di anni, quindi c'erano molto prima. In che fase siamo oggi? Oggi si parla per la prima volta di antropocene, cioè la fase, l'epoca in cui l'uomo ha modificato in maniera significativa l'ambiente. Questo antropocene, nella scienza attuale, viene fatto coincidere con gli anni 1965, in cui tutte le grandi potenze mondiali hanno fatto queste sperimentazioni atomiche e hanno cominciato a alterare i mari, di conseguenza poi i fiumi, di conseguenza poi la terra, di conseguenza tutto quello che sappiamo fino ad oggi, no? scioglimento di, inondazioni, eccetera, eccetera. Nasce questa epoca che è proprio l'antropocene. Allora, da dove nascono tutti i problemi? Descola. Ecoantropologia, non possiamo più parlare dell'antropos, perché l'antropos, l'uomo, ha massacrato l'ambiente in qualche maniera. Noi siamo l'unico animale mammifero che ha alterato il posto dove dorme. Nessuna volpe ha messo il cherosene nella sua tana, nessuna pantera. Noi sì, incredibile. Per questo i giovani animalisti francesi o anche olandesi cominciano a dire: beh, però se sparisse l'uomo dalla terra sarebbe meglio, no? È chiaro che è paradossale questo discorso, però ci dobbiamo riflettere, perché è vero, lo sapete che ecologicamente, anche se noi domani mattina, ammesso non concesso, ci fermassimo ad accendere un interruttore della luce in tutto il mondo, non è che la terra è sicuro che si sistemi, almeno per quello che si sa, non è detto, quindi siamo veramente un pochino un pezzo avanti, no? E allora dobbiamo creare veramente un'altra cultura. Ricordo 30 anni fa in Assisi c'erano dei filosofi, anche uno cattolico che non cito perché era molto bravo, che già parlavano: siamo in un bivio, beh, tanto che siamo in un bivio, no? Va creata proprio un'altra cultura da questo punto di vista. Allora, la grande fregatura è che la mente divide. Vediamo un attimo che cosa vuol dire la mente divide. So che è un concetto delicato, ma io sono convinto personalmente che se non passiamo in questi sentieri spinosi non usciamo, perché non si creerà mai un'altra cultura. Quando è che iniziano i veri problemi? Quando noi cominciamo a dire: io sono io, tu sei tu, lei è lei, loro sono loro, gli animali sono gli animali, i vegetali sono i vegetali, le rocce sono le rocce. In realtà noi siamo fatti degli stessi elementi di cui sono fatte tutte le cose di cui abbiamo appena accennato adesso, no? Noi abbiamo gli elementi, la tabella di Mendeleev è la stessa, no? Azoto, fosforo, potassio, calcio, rame. Siamo fatti di quelle cose. È per questo che Mahatma Gandhi, perché Mahatma, grande anima, perché Mahatma Gandhi si stendeva nudo in cantina ogni settimana e si faceva muovere dalle zecche. A noi sembra paradossale, ma è pazzo, no? È folle, la parola folle viene da folla. In realtà no, perché diceva: il sangue di questi piccoli animali è uguale al sangue di mio nonno, di mio padre, dei miei antenati, perché poi è quello, il sangue rosso, no? Ha gli stessi elementi e sono entrati in una dimensione del sé. A noi occidentali manca questo, evidenzierei questo concetto, perché siamo tutti ignoranti come occidentali su questo concetto. Noi pensiamo di avere un io definito una volta per tutte: io mi chiamo Gianluca, lei si chiama Anna, lui si chiama Claudio, lui si chiama Enrico. Ma questi Claudio, Enrico, Gianluca sono cambiati 100.000 volte, tutti noi non ci riconosciamo in una fotografia di quando avevamo 6 mesi, un anno, siamo cambiati. Pantalei, Eraclito, tutto muta, c'è una sola cosa che non muta: il cambiamento. È facile dirla questa frase, però è difficile viverla. Platone, che era un occidentale
Aristotele diceva, chi vede il tutto in tutto è filosofo, chi no, no. Cosa vuol dire? Che solo se noi vediamo le connessioni, come tutto è collegato con tutto, allora siamo filosofi, se no facciamo più fatica. Vediamo questa immagine. Dopo 10 secondi, c'è già da qualche minuto, dopo 10 secondi in genere la nostra mente deve decidere, vediamo un candelabro o vediamo due volti? È molto usata anche nella psicologia della Gestalt, no? La mente divide sempre comunque. Se io lo so, questa è l'unica cosa a cui serve un po' il sapere, che è un sapore. C'entra molto con la cucina, eh? Sapere e sapore. Sappiamo in italiano quanto sono importanti le parole che non sono onomatopeico, simile, no? L'onomatopea. Perché il sapere è un sapore? Perché se io so come funzionano certi meccanismi, la mia mente non ci casca. Se non lo so, ci casca. È terribile l'ignoranza, eh? È terribile, perché tutta la vita rischiamo di essere presi in giro da dei pensieri che elaboriamo noi. Pensate quante volte noi abbiamo paura di cose che non ci sono. Oppure perché le persone non si capiscono, anche dopo 50 anni di matrimonio, Pirandello quando parlava di Gengè, no? Che la moglie gli dice, guarda che hai il naso storto, e lui capisce di non essere mai stato conosciuto dalla moglie dopo decenni di convivenza. Perché è difficile capire ciò che è soggettivo da ciò che è oggettivo. Questo è il lavoro che noi non conosciamo, noi dico noi occidentali. L'Oriente l'ha sviluppato di più, però poi hanno avuto anche loro i loro problemi, le loro contraddizioni, per carità. Però oggi è il momento in cui noi, anche partendo dagli alberi se vogliamo, possiamo iniziare una nuova cultura, in cui l'antropos non è più il capo della natura, perché anche nella cosmogonia biblica, dobbiamo dire la verità, no? Dio crea tante cose, no? Le piante il terzo giorno, l'uomo il sesto, no? Prende la terra e assoggettala. È un po' pericoloso questo discorso, no? Perché in qualche maniera ti legalizza, ti dà l'alibi a dire tu sei il padrone. Non siamo più i padroni, assolutamente no, no? Dobbiamo fare i conti col fatto che non siamo i padroni, siamo sullo stesso piano di tutte le altre creature. Ora, i vegetali, per esempio, sugli animali sappiamo che c'è oggi questa bella sensibilità. C'è una bella frase di Kant che mi ha sempre colpito che dice guardate un gatto e vi cascherà ogni filosofia. Che come dire che poi tante cose si vedono, no? L'amore, l'affetto. Ancora il 90% delle cose che ci accadono, proviamo a pensare alla nostra vita, non sono dovute a fatti oggettivi, sono dovute a scelte anche razionali, no? Anche non misurabili, non pesabili scientificamente. Pensiamo quanto gioca la simpatia, quanto gioca l'amore nella vita, quanto giocano le relazioni. Sono tutto oggi, no? L'uomo è un essere relazionale. Schopenhauer faceva l'esempio dei porcospini al Polo Nord, no? Due porcospini hanno freddo, si avvicinano, ma se si avvicinano troppo si pungono con le loro aculei, poi si allontanano, hanno freddo e si avvicinano, e tutta la vita è una dialettica un po' di questo tipo, no? Schopenhauer vedeva la vita come pendolo, no? Tra l'angoscia e la noia. Quando va bene siamo annoiati, quando va male siamo angosciati, ma io direi non è così, la vita è anche un film meraviglioso da questo punto di vista. Però è vero che la mente divide. Allora la mente umana ha tre meccanismi fondamentali per difendersi, oltre alla divisione: noi, loro, io, tu, loro, gli altri. E sono la rimozione, la nostra mente cancella esperienze troppo dolorose, la regressione, la nostra mente torna indietro quando abbiamo dei problemi. Esempio, la nostra cultura è regressiva sull'alimentazione, avete visto i programmi sui cuochi, le scuole alberghiere che sono gettonatissime, no? Addirittura strapiene, è una regressione orale questa, eh? Di fronte alla difficoltà del futuro, perché questa è l'epoca anche della defuturizzazione, no? C'è un futuro chiaro, né economicamente, né ecologicamente, né antropologicamente. Nessuna persona con un minimo di coscienza giurerebbe che il domani sia migliore dell'oggi. Non c'è più il sol dell'avvenire, che con tanti limiti,
il Novecento poi è questo, no? Aveva creato degli orientamenti, pensiamo al mondo diviso in due blocchi, creava un orientamento, noi siamo qua, gli altri sono là, noi siamo nel giusto, loro sono nell'errore, tanto l'essere umano è sempre stato così, no? La creazione del nemico avviene sempre quando un gruppo non è strutturato. Se noi crediamo di avere un nemico, il nostro gruppo si aggrega maggiormente. Quindi quando un gruppo non è ancora sociologicamente gruppo, inventa un nemico e si sente più gruppo. Perché? Perché c'è uno scopo comune in più, no? Se lo scopo comune prima era suonare insieme, leggere insieme, camminare insieme, adesso è camminare insieme, leggere insieme, però c'è un nemico da combattere, che ne so, gli slavi, gli spagnoli o chi sia, i tunisini, i gialli, i bianchi, blu, apua, no? La mente si difende così. E soprattutto si difende, come abbiamo detto prima, dividendo le cose. Ora, è possibile il passaggio dall'io al sé, al tutto? Per noi è difficile, perché i nostri filosofi, personalmente ho insegnato filosofia per 30 anni, i nostri filosofi sono così, noi conosciamo solo i nostri filosofi, che sono sempre quelli, grandi, per carità, però Platone, Socrate, Anassimandro, Anassimene, Schopenhauer, Kant, Hegel. Sì, ma il resto del mondo? Il resto del mondo, una parte del resto del mondo ha capito cose che noi non abbiamo capito. Esempio, facciamo un esempio facile. Cosmogonia. Sono i modi in cui l'essere umano inventa come è nato l'universo. Tutte le culture del mondo, per ora quello che si conoscono almeno, sembra che siano 55.000, sicuramente sono di più, le culture, non la cultura dell'olivo, però anche qua in suono onomatopeico simile, no? Le culture, non sapendo che cos'è la vita, perché nessuno di noi ha una definizione unica della vita, sì, noi forse ce l'abbiamo, io non ce l'ho la sua, però non ce n'è una univoca, giusto? Non sapendo da dove arriva la vita, non abbiamo fatto una raccomandata con ricevuta di ritorno per arrivare in questa crosta terrestre, non l'abbiamo fatta, no? Ci troviamo qua e dobbiamo in qualche modo darci un'organizzazione, e la cosa più difficile è pensare se c'ha un senso o meno questo essere qui, adesso, ora, no? Però viviamo un po' nell'ignoto. Allora, non sapendo dove andiamo, cosa hanno fatto tutte le culture? Hanno inventato, creato una loro origine, cosmogonia, no? Creazione del cosmo. Come è nato il cosmo? Lotta fra due serpenti. Tutti conosciamo la cosmogonia biblica. All'inizio Dio creò, poi si spiega tutto. Gli animali come sono nati, la vegetazione il terzo giorno, l'uomo il sesto giorno. Va bene. È una cosmogonia, d'accordo? Però non ce n'è una unica. Allora, oggi viviamo questo momento, si lamentano tutti, è bellissimo, perché sono cascate tutte le certezze, no? I grandi ismi del Novecento, che hanno accompagnato la storiografia del Novecento, sono caduti, viva Dio, meno male, no? Perché siamo costretti a inventare dei nuovi parametri, dei nuovi paradigmi, perché quelli vecchi non ci sono più, quelli rimasti, i masoni, nessuno ci crede più, quindi dobbiamo reinventare una. E non abbiamo una radice. E qui entriamo nel discorso dell'albero. Che cos'è l'albero antropologicamente, prima, no? Che qui non facciamo un incontro credo botanico, no? Facciamo un incontro sul simbolismo dell'albero. L'albero esprime totalmente l'uomo, o meglio come dovrebbe essere l'uomo, perché l'albero è tripartito, ha tre parti fondamentali. Una radice che lo tiene attaccato al suolo, e sapete che l'albero è indistruttibile da questo punto di vista, poi vediamo quali alberi, no? E cosa rappresenta questa radice? Proprio la nostra origine, sia la genealogia, l'albero genealogico, no? Mio nonno, mio bisnonno, mio. Sapete che negli Stati Uniti con $80 voi fate uno striscio della saliva e dopo 40 giorni arriva a casa, a me è sempre affascinata questa storia, arriva a casa tutta la genealogia nostra e alla fine per quello che si sa, attenzione, nelle scienze è fondamentale dire per quello che sappiamo oggi, perché la scienza non è la verità, è un metodo, uno strumento per comunicare, per capire la realtà. Questo tavolo lo possiamo misurare? Sì. C'è un peso? Sì. Allora diciamo che pesa 20 kg, ma non è la verità. E come in questo momento noi parliamo attraverso la lingua italiana, però la lingua italiana non è il nostro scopo, è lo strumento per poterci capire, d'accordo? Quindi la scienza
da questo punto di vista, non ha in mano la verità. Quindi per quello che sappiamo oggi, per quello che sappiamo oggi, siamo in un momento, come si dice sempre, no? Di crisi. Però attenzione, la parola crisi in cinese, in giapponese, in coreano, in greco vuol dire opportunità. Opportunità vuol dire che io la posso gestire bene questa crisi, posso cambiare. Avete notato, i bambini che hanno pochi mesi o pochi anni hanno dei dolori enormi quando emettono la dentazione, no? Quando devono mettere i denti. Una crisi di crescita, quando le ossa si allungano, c'è una crisi. Sempre la vita è una crisi. Solo gli attori dicono tutte balle, quando intervistano i grandi attori di Hollywood, no? Lei ha dei rimpianti nella vita? No, io rifarei tutto quello che ho fatto. Ma non è vero, perché la vita è una serie di crisi. Una persona intelligente si chiede, ma potevo fare un'altra scelta? Potevo prendere un'altra porta? Potevo prendere un'altra strada? Chi è che può dire di non avere nessun tipo di dubbio? Quindi, la radice del ladro rappresenta la nostra origine. Possiamo dire l'inconscio in senso freudiano? Possiamo dire l'inconscio in senso junghiano? Sì. Le due grandi scuole della psicologia moderna. Freud, che era un medico, che è stato tutta la vita nella sua strada di Bergasso numero 24 a Vienna, e Jung, che era svizzero, che ha girato il mondo e ha fatto un confronto con le culture, no? Freud parla, è importante dirlo questo per il corso dell'albero, Freud parla di un inconscio personale, l'inconscio è solo nostro, è diverso da tutti gli altri, Jung parla di un inconscio collettivo. Noi avremo nella nostra mente, non parliamo di anatomia, parliamo di simboli mentali, nella nostra mente avremo delle immagini chiamate archetipi, immagini antiche, che hanno accompagnato l'uomo nella storia dell'umanità. Queste immagini sono sempre un po' quelle, il fuoco, perché il fuoco è stato terribile per la storia umana, quante volte siamo morti in mezzo al fuoco? L'acqua, quante volte l'acqua ha inondato le palafitte, ha inondato le tende, ha inondato gli accampamenti, lo fa anche oggi, figuriamoci 50, 100, 200 mila anni fa, no? Il serpente, c'è un serpente africano, Mamba, lo chiamano sette passi, ti morde, tu fai sette passi e poi caschi. Micidiale, io ci ho messo 50.000 anni a capire che la mia casa, se la faccio a 3 metri, mi difendo dalle acque e poi c'è un serpentello di 8 centimetri che mi toglie la vita. Queste immagini ritornano nella mente umana. E tra queste immagini, che Jung chiama archetipi, c'è anche l'immagine del guaritore, che guarisce attraverso le erbe, questo ce l'abbiamo nel cervello, e anche l'immagine dell'albero. Jung ha notato che i suoi pazienti nei momenti di massima crisi facevano dei sogni degli alberi, alberi tagliati, alberi rovesciati, come direbbe Platone. Pensiamo che molte culture sono nate dall'albero. Vi faccio solo un esempio, qui ce ne sarebbero mille, ma dobbiamo volare. Le tribù australiane Akilpa del gruppo Arunta, anche loro erano angosciati perché non sapevano dove cavolo andare. Il disorientamento spazio-temporale, quello che ci fa più paura nella vita, il buio, oddio, non so dove sono. Avete notato quando una persona fa un incubo, no? Anche un bambino, un ragazzo, un adulto, facciamo un incubo di notte, abbiamo dei pensieri terribili, no? Poi troviamo per caso l'interruttore della luce, oh, sono in camera mia, lì c'è il mobile, qui c'è il telefono, qui c'è la bottiglia dell'acqua. Ritorna all'orientamento, ma è terribile non avere un orientamento spazio-temporale, no? Perché ci porta proprio al disorientamento, alla paura, no? Alla paura profonda di dove io posso andare, dove andrò, no? Tutto questo è rappresentato nell'uomo dalla radice. Noi spesso diciamo in italiano, qual è la tua radice? La mia radice è essere, che ne so, sono nato in Spagna, la mia origine è spagnola, la mia origine è belga, la mia origine, mondo. In Africa lo chiamano anche Al-Keringa, il mondo degli antenati. Qualche anno fa sono stato un po' di tempo con una tribù dei Masai e dovevo capire perché i Masai del Nord Kenya, dei parchi del Nord del Kenya, perché i Masai saltano, no? Sono quelli che saltano, tra l'altro hanno questi fisici magri, mangiano solo carne cruda e latte, perché sono popoli allevatori, no? E questi saltano e nessuno capisce bene perché saltano o non saltano. Allora, gli ultimi giorni che ero lì, parlavo con questo capo, villaggio, anche giovane, nell'orecchio mi ha detto, sai perché noi saltiamo? Lui parlava francese, perché noi saltiamo? Non per andare in alto, perché quando arriviamo a terra fanno dei botti paurosi senza scarpe, fanno proprio dei rumori forti, pom, colpo di rene, non so cosa fanno.
e richiamiamo il mondo degli antenati. Quando non sanno bene cosa fare, richiama il mondo degli antenati. Tutto questo appartiene alla terra. Ricordiamoci che una delle prime forme di collana, era molto semplice: un filo di cuoio con un seme. La persona deceduta, morta, il cadavere, viene sepolto, ma questa è un'immagine che ritorna anche in Boccaccio dappertutto, no? Viene sepolto e il seme attraverso l'acqua, la terra, la luce, i quattro elementi di Empedocle, acqua, aria, terra e fuoco, di cui siamo fatti anche noi, ricreano quest'albero e la vita continua, la vita continua. A Bali, per esempio, quando muore un ragazzo giovane, aprono questi alberi altissimi e mettono il corpicino dentro la corteccia. Poi chiudono con delle liane e si presuppone che quel corpo continui nella pianta. Noi diciamo, ma è un errore, non è più quel corpo. Eh no, come non è più quel corpo? È quel corpo trasformato. E qui arriviamo a Lavoisier, la scuola di Laurent Lavoisier, importantissima. Al mondo nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È bella, è di speranza, ma non è una speranza metafisica, non bisogna essere religiosi. Tra l'altro religione viene da unire, no? Religere. Basta religere la nostra coscienza, al mondo nulla va via, è come la plastica. Sapete se le ultime indagini di tutti i CNR d'Europa? È come se tutti noi, indipendentemente da dove abitiamo, ci mangiassimo ogni settimana o una penna Bic o una tessera del Bancomat. Perché anche respirando ci mangiamo quei nuclei glaciogeni di plastica che girano per l'aria quando la plastica è bruciata. Avete notato tutte le foreste in Sicilia, in Austria, le Dolomiti, tutti alberi mezzi morti. Perché noi bruciamo la plastica? Queste piccole palline da ping pong girano e vanno a chiudere gli stomi. Altra analogia con la pianta. Anche le piante hanno gli stomi come noi. Vi ricordate tanti anni fa un film con Sean Connery, Goldfinger, che hanno una donna, l'hanno pitturata tutta d'oro e la donna non, è morta, non poteva vivere, no? Perché se noi non abbiamo i pori chiusi non possiamo vivere, no? E tutta la natura un po' è ridotta così oggi. Allora, il tronco rappresenta l'attualità, la contemporaneità. L'albero ha queste immagini semplici ma bellissime, chiamato anche l'archetipo dei semplici. È complicatissimo studiare gli alberi, però vediamo nella parte. I rami rappresentano la tendenza che l'uomo ha a farsi domande e a chiedere anche risposte, possibilmente al cielo, possibilmente a Dio, possibilmente a se stesso. Le tre parti dell'albero, qual è la parte veramente importante di questa simbologia? È che l'albero ha una chioma identica alla sua radice. È un messaggio per oggi. Perché un messaggio così importante per oggi? Perché tante volte la nostra cultura è di apparenza, no? Ci sono proprio, tutto è apparenza, c'è poca radice, poca radice. Un albero senza radice cade. Non so se è successo anche qui da voi questi giorni, ma nelle Marche è successo anche ieri, tanti alberi sono caduti, no? Sopra le macchine, fortunatamente, insomma, senza nessuna persona deceduta, però hanno rovinato un sacco di macchine. Ma perché cascano sempre gli alberi? Perché quando si crea una casa o un condominio, un grattacielo, no? Si tagliano le radici, ma non si vedono le radici. Quindi siccome non si vedono, noi presupponiamo che non ci siano. E poi l'albero casca al primo colpo di vento, non è possibile che una quercia di 150 anni caschi con un vento di 60 km all'ora. In Toscana accade tutti i giorni, in Versilia accade sempre, lo sappiamo questo, no? Quindi l'albero rappresenta anche, ma non solo, anche la possibile armonia dell'uomo. Tanto più la radice è profonda e tanto più la chioma è espansa. Al punto tale che noi possiamo dividere tutte le piante del mondo, quasi tutte le piante del mondo, in due grandi famiglie. Le piante fittonanti, che hanno una radice a fittone, la carota, un chiodo, boom. E le piante fascicolate, tipo la quercia, che hanno le radici come i rami, quindi vanno dappertutto. È bellissima questa metafora, no? Cosa vuol dire? Qual è la vera differenza tra l'uomo e la pianta? La vera differenza. Noi siamo semoventi, la pianta è sessile, sta ferma lì, nasce lì e muore lì, più o meno, cresce, comunica. Sapete che le piante hanno
i cinque sensi nostri, vista, udito, tatto, molte piante appena le toccate, la mimosa pudica, appena la toccate le foglie fanno così, no? Perché hanno tutta questa organizzazione incredibile. In pratica il loro cervello, le loro gambe, le loro orecchie, la loro bocca è diffusa in tutte le cellule. Noi siamo indivisos, che vuol dire non divisibili. Se noi ci dividiamo in due, moriamo. Se ci, di colpo qualcuno ci toglie gli organi interni, moriamo. Una pianta no. Una pianta no, perché è capace di riprodursi, perché ha diffuso in senso modulare tutta la sua organizzazione comunicativa, che è un'organizzazione come la nostra. C'è stato sempre un grande pregiudizio sulle piante, che nasce dal mondo anche antico, perché Aristotele diceva che le piante sono inferiori, sì, sono un pochino animate, perché anche qui la parola anima ha due accezioni: animus, il vento, è potente questa immagine, no? Come il vento non si vede, ma solleva delle città, mi sono trovato una volta in Messico che a Chichicastenango e a Playa del Carmen ha alzato una strada di cemento, io non pensavo che il vento arrivasse a fare cemento, l'anno dopo l'hanno dovuta ricostruire il cemento armato, è così, eppure non si vede, allora c'è o non c'è? Quindi alcuni hanno pensato che l'anima è qualcosa che è talmente potente che determina la vita umana, però non si vede perché non si vede, animus. L'altra origine sembra che sia animato, è dotato di anima tutto ciò che è animato. Le piante per tanto tempo si pensava che non fossero dotate di movimento, invece oggi sappiamo, ma lo vede anche un bambino, no? Se mettiamo un seme per terra dopo 100 anni quel seme è alto 25 metri, no? Quindi la pianta utilizza tutti i cinque sensi nostri. Il tatto, per esempio, l'udito, le piante sentono anche senza occhi. Vi ricordate tanti anni fa nei film western, negli anni 60, i più belli, c'erano sempre gli indiani che si mettevano con l'orecchio a terra per sentire se arrivava la cavalleria degli uomini blu, no? E così le piante, un po' come i serpenti, sentono anche se non hanno occhi come abbiamo noi. Questo è un altro problema nostro, un altro problema antropocentrico. Noi crediamo che le cose siano vive se sono come noi. È incredibile, sempre perché la mente divide. Noi non riconosceremmo mai i marziani, ammesso che esistano, perché se noi li dobbiamo riconoscere, devono avere caratteristiche nostre, quindi diciamo, non c'è l'ossigeno, la vita è impossibile. Ma chi te lo dice che non ci siano forme di vita che abbiano un altro paradigma rispetto al nostro, no? Questa è la parte veramente che dovremmo superare oggi. Allora, le piante sono dotate delle stesse capacità nostre, ecco perché questo descolato a cui siamo partiti ha allargato il protocollo di difesa, come ha fatto la Svizzera, anche alle piante. Non solo è proibito far del male agli animali, perché per legge deve essere proibito, non male, no? Ma è proibito in alcune nazioni, per esempio Ecuador, Venezuela, Svizzera, ci sono protocolli di difesa delle piante. Io non posso buttare giù un albero senza motivo, non posso buttare giù una siepe senza motivo, perché anche una siepe è fatta di milioni e milioni e miliardi di famiglie. Pensate che un centimetro quadrato di terra ha quasi 2 milioni di famiglie di microbatteri. Mamma mia, Rousseau scriveva: ma è l'uomo che appartiene alla terra, o la terra appartiene all'uomo? È un tema attuale, vivo, eh? Come faccio a comprare la terra? Sì, compriamo anche la terra, però la terra è la vita, c'è tutto. I quattro elementi di cui noi siamo formati: acqua, aria, terra e fuoco. Empedocle di Agrigento, filosofo italiano, che dice: la vita è possibile quando ci sono acqua, aria, terra e fuoco. I bravi contadini, non so se anche qua, ma in Italia del Nord, nelle Marche lo fanno, anche in Emilia Romagna, prima di seminare prendono la terra in mano e dicono: è in tempera. Tempera vuol dire che ha 25% di aria, 25% di acqua, 25% di fuoco, 25% di sali minerali. Allora la posso seminare. Che metafora mi esce da questo concetto? Che metafora si evince da tutto ciò? Che la vita è possibile quando c'è un buon equilibrio tra le cose diverse. I cinesi, che hanno avuto questa bella intuizione che costa poco, perché ci vogliono 20 anni a conoscerla bene, però si può capire anche in un giorno, hanno interpretato tutta la natura vista attraverso due polarità, il mondo dello yin e il mondo dello yang. Guardate che potente, perché è anche una grande forma di cura, eh? Se io sono troppo yin,
troppo freddo, troppo introverso, troppo notturno, troppo aleatorio, troppo scentrato. Come faccio a guarire? Come posso star meglio? Devo utilizzare le cose opposte a me, ma questo è naturale, lo capisce anche un bambino. Se siamo in Africa per agosto cerchiamo una bibita fredda, no? Se siamo in Siberia a meno 25 scegliamo una bibita calda. La natura si equipara. È terribile questa cosa, lo yin e lo yang, da cui nasce l'agopuntura, da cui nasce lo shiatsu, da cui nasce la macrobiotica, macrobios. In Italia se è utilizzata per cose allucinatorie, per esempio per dimagrire, ma insomma sono filosofie antichissime, si possono usare per dimagrire? No, perché sono filosofie molto complesse, eppure il loro principio non è difficile, perché si tratta proprio di compensare la nostra estremizzazione, esattamente come in Ippocrate, quando era prevalente la bile gialla, si dovevano utilizzare erbe che dovessero compensare questa iperbile gialla. In pratica ci dovremmo compensare. È potente, avete in mente il segno del Tao, è quel cerchio che ha due facce. Sembra una cosa da poco, ma entrare in quest'ottica cambia la vita. Perché vuol dire che se io sono troppo yin o troppo yang, potrei nutrirmi di cose all'opposto, non mi costa niente. Il riso integrale, come il grano integrale, hanno 7 strati. Noi li togliamo tutti e questi cereali sono sballati. La dieta mediterranea è una bufala enorme per due motivi. Uno, perché utilizza la pasta sbiancata, ma è sballata, e le cose sballate creano persone sballate, perché il grande rapporto che dovremmo recuperare è microcosmo e macrocosmo. Tutto il Rinascimento si basa su questo. Pico della Mirandola, Marsilio, Ficino, Leonardo, di cui parleremo tra un po', si basano su questo. Il corpo umano è un microcosmo di un macrocosmo. La vescica non viene chiamata vescica, ma grande lago, le vene, grandi fiumi, grandi meridiani. Però se io mi armonizzo con il cosmo, io guarisco. Qual è la via elettiva per la filosofia cinese? Il cibo. Ecco, macrobios, macrobiotica, macro. La grande via elettiva per compensare un mio eventuale squilibrio. Ora, abbiamo questa immagine. Radice uguale alla chioma. L'albero che cosa fa? Esattamente come i fiori, esattamente come qualsiasi altra pianta. Comunica con il mondo attraverso tutti i sensi che abbiamo noi. Per esempio, perché le ciliegie sono rosse? Perché le ciliegie rosse attirano gli uccelli. Gli uccelli, i volatili, vedono bene il rosso, vedono male altri colori. Perché hanno gli occhi tondi? Perché il pericolo non viene dall'orizzonte, come noi. Noi abbiamo gli occhi più allungati, no? Senza arrivare ai cinesi e ai siberiani. Però abbiamo, perché il pericolo viene dall'orizzonte. Difficile che venga dal cielo, a meno che non casca un asteroide, no? Ecco perché Leonardo da Vinci ha fatto queste ali delle sue macchine volanti sull'osservazione precisa, dopo le vediamo, sull'osservazione precisa degli uccelli, per esempio, no? E ha chiamato questa prima macchina proprio un uccello, con le ali precisissime, con tutte le segmentature che ha qualsiasi animale. Ora, tutto quello che avviene in natura avviene a un unico scopo, questo è ancora il mistero della vita, è anche il nostro, all'unico scopo. Tra le due polarità greche, eros e thanatos, istinto della vita, da cui la parola erotico, no? Erotico tutto ciò che tende a perpetrare la vita. Quindi ci mettiamo i profumi, i colori, le unghie, per attirare l'attenzione, lo sappiamo, no? C'è niente di male, no? Però c'è anche l'altro istinto, l'altra pulsione, quella distruttiva, chiamata anche, ma non è un discorso della morte, ma chiamata anche pulsione di morte, Freud direbbe anche pulsione di morte. La vita è anche un equilibrio tra questi due istinti, a volte prevale uno, in genere prevale quello erotico, tutti vogliamo vivere, ogni animale vuole vivere, non c'è una volpe che corre verso il cacciatore, c'è la volpe che scappa dall'altra parte del cacciatore, no? Questa è una cosa ancora inspiegata, perché c'è questo progetto a dover vivere nonostante tutto, no? Nonostante tutto. Tutte le filosofie al mondo, tutte le possiamo dividere in due grandi categorie, quelle finalistiche, in cui la vita ha un fine, o quelle afinalistiche, in cui Democrito, gli atomi, Democrito ha scoperto gli atomi, 400 avanti Cristo, un bel pezzo,
E come ha fatto? Ha intuito che la materia, questo tavolo c'è perché ci sono milioni di atomi che giocano tra loro, no? Che si uniscono, si scambiano, si uniscono, si scambiano, si uniscono, si scambiano e generano poi la materia. Altre filosofie, come Platone, per esempio, pensavano che la vita avesse uno scopo. Il cristianesimo, Platone è l'anticipatore del concetto della vita ultraterrena, no? Pensiamo che Platone parlava di reincarnazione, incredibile, esattamente come gli indù. Platone pensava che la nostra anima, una volta lasciato il corpo, è bellissimo che queste culture non dicano mai che una persona è morta, perché non c'è niente che muore in natura. Bene lo sanno i contadini, che usano l'humus per dare la vita alle piante. I riti funebri dei popoli, degli agricoltori, sono sempre, sempre molto ristretti di rispetto ai popoli non agricoltori. Perché? Perché sanno che tra vita e morte c'è una relazione. Non sbagliamo a dire vita e morte, dovremmo dire la vita è nascita e morte. Il resto non lo sappiamo, no? Ma tutto ciò che c'è qui rimane qua, cambia forma, d'accordo, cambia forma, però cambia forma tutto. E su questo entriamo, grazie Maria Teresa, entriamo, hai messo l'immagine giusta a questo punto, perché io vado un po' a braccio, guardando i vostri occhi, cerco un po' di individuare, se possibile, qualche argomento. E questo è l'albero della Bodhi, importantissimo come filosofia. È l'albero dove si è illuminato un filosofo, illuminato, ha capito, secondo quella filosofia, la verità. Gautama Siddhartha, detto Buddha. Buddha vuol dire illuminato, Buddha sarebbe, in italiano Buddha è sbagliato, Buddha, Pali, illuminato. Cosa ha fatto questa persona? Era, come sappiamo tutti, no, credo, era un principe della stirpe kshatriya, ricco, condottiero, il padre era un piccolo re di un piccolo regno, no? Felice, il padre gli ha costruito 3 castelli in modo tale che lui non doveva vedere il mondo fuori. Questo stava bene, correva per le foreste, lui non cacciava, si diceva che nelle rature piangeva quando vedeva i piccoli vermetti che venivano presi da questi grandi uccelli che chiama Balaka. C'è una raccolta di poesie di Tagore che si chiama ancora Balaka. E si dice che era sensibilissimo. Va bene, arriva all'età di 28 anni, sposa la più bella principessa dell'India, Yashoda. Questa è storia, perché a Kapilavastu si vedono ancora le 12 colonne, no? Che reggono il suo castello. Insomma, una storia vera, non era un dio, un uomo, no? Però a un certo punto, un giorno esce, adulto, 30 anni, sua moglie Yashoda era incinta, aspettava un bambino, quindi più o meno 29-30 anni, esce. Sono belle questi archetipi tipo Francesco d'Assisi. Esce e vede una persona malata. Ah, e questo chi è? Il padre non gli aveva detto mai niente che nella vita c'erano queste cose. Lui, il giorno prima, aveva visto che dalla porta dei suoi castelli era uscito un servo molto molto anziano, molto anziano. E comincia a capire, ma allora il mondo che tu padre mi hai fatto vedere che mondo è? Tutto finto, no? È un mondo virtuale, un po' come i nostri dissocial di oggi, che io li chiamo dissocial perché sono più dissocial che social. Comunque, che mondo mi hai fatto vedere? Allora diventa curioso, esce dalle sue peregge con tutti i cavalli bianchi, petali, arancioni. Perché arancioni? È il colore del fiore del loto. Il fiore del loto ha una membrana che lo difende dall'esterno, per cui nasce nel fango, vive nel fango, muore nel fango, ma siccome c'è questa membrana non si sporca mai col fango. Buona metafora umana, una buona metafora umana. San Paolo, no? Siamo cittadini di questo mondo, ma non siamo cittadini di questo mondo. È bello vivere su questi due registri. Allora esce e vede tutto questo scempio che è la vita, no? Soprattutto i famosi 3 segni, la malattia, la vecchiaia e la morte. Vede anche una cremazione. In India si usa cremare i cadaveri, no? Perché il cadavere con un pezzo di legno va bruciato. Tutte storie, anche perché dove fai i cimiteri in India con questi milioni di persone, no? Il cadavere si crema. Torna a casa in un giorno più tranquillo, lascia la moglie e gli dice in un orecchio: vado via per salvare anche te e nostro figlio. Non vado via perché mi voglio divertire, no? E va nella foresta, con il suo compagno va nella foresta, sta anni e anni a fare le pratiche ascetiche di quel tempo, poi si ferma sotto un albero, quello che vediamo qui che è un ficus religioso, albero della Bodhi, e lì si illumina, cosa vuol dire? Capisce quali sono le verità della vita e quali sono i modi per non soffrire. Quindi, se vogliamo vedere una differenza fondamentale tra Buddha e leopardi, è che per leopardi la vita
la natura è matrigna, per Buddha no, c'è una via per uscire, e inizia la sua prima predicazione nel Parco delle Gazzelle a Benares e fonda le quattro nobili verità, che sono le verità anche di oggi. Uno, la vita è dolore. Noi non possiamo vivere una vita senza dolore, adesso non esageriamo, per portare bene, siamo fortunati, però il dolore c'è, no? Due, la verità è che il dolore sorge, nasce da qualcosa, per esempio da troppo attaccamento per la filosofia buddista o da altri problemi. Tre, la verità della possibile soppressione del dolore. Il dolore, se c'è, lo possiamo anche sopprimere. Quattro, la verità relativa alle otto strade per poter sopprimere il dolore e il famoso ottuplice sentiero. Tutte queste cose, strano, lui le ha intuite in questa filosofia stando sotto quest'albero. Che cos'ha come caratteristiche questo ficus religioso? C'ha due cose, anche qui è una metafora umana. Uno, appena c'è un minimo di aria, anche in questo momento, noi non la sentiamo ma c'è l'aria qua, se no non riusciremo a respirare, sapete, l'aria c'è sempre, no? A volte la percepiamo, a volte no, però senza aria non vivremo. Due, le foglie di quest'albero sono a forma di cuore, quindi sono una buona metafora per rappresentare che dovremmo essere attenti a una comunicazione attiva, non far finta di ascoltare, no? Un ascolto attivo, ma attraverso il cuore. Se una persona che comunica con gli altri non è disponibile, non ha una compassione, nessuno aiuta nessuno e soprattutto vivremo soli, come oggi, perché Zuckerberg, lo sapete, ha fondato il suo impero investendo 50 milioni di dollari sulla solitudine umana e ci è riuscito, perché certi strumenti, chiaramente non neghiamo la rete, però certi modi di usare questi strumenti hanno reso l'uomo più solo. L'amicizia è una cosa seria, difficilissima, come l'amore, a volte anche di più, eppure ognuno ha mille amici, ma non sono mille amici, e si vive una realtà totalmente virtuale. E lo scambio tra realtà reale e realtà virtuale si chiama schizofrenia, non psichiatria, come si chiama? Quando io penso che la realtà sia quella che io sogno, è un delirio allucinatorio, che può essere visivo, di tipo schizofrenia. La viviamo oggi, siamo molto più soli, avete visto come le persone poco si aggregano oggi, difficile, e la solitudine è il male maggiore, perché poi crea anche dei disagi, il cosiddetto esaurimento nervoso. Voi sapete che anche questa è una bufala, non lo dico soltanto io, ma leggetevi quel bellissimo manuale critico di psichiatria di Giovanni Gerbis. Il cervello non è un muscolo che si stanca, che si esaurisce, non emette acido lattico. L'esaurimento nervoso è una difficoltà comunicativa, io mi sento incomunicante con il mondo, soffro, perché siamo anche, mica solo, siamo anche entità che dovrebbero comunicare. Tutte queste cose sulle piante, possiamo arrivare a Leonardo o Maria Teresa. C'è una mostra importante, se potete andateci a Firenze, forse lo sapete, che si chiama La botanica di Leonardo. Leonardo era italiano, uomo rinascimentale, ha studiato tutto di tutti, come tutti i rinascimentali. Tutto di tutto, specialmente il rapporto piccolo-grande, macrocosmo, microcosmo anche del corpo umano. È stato il primo a fondare le tavole anatomiche, che ancora le vediamo nei libri di medicina, si usano ancora oggi, è il primo a sezionare anche i corpi, perché non si poteva, no? Fare l'esame autoptico, e lui ha fatto queste tavole sulle mani, sulle braccia, sul volto. E era anche un botanico, quindi ha messo in rilievo anche questo uomo vitruviano. È un errore dire l'uomo al centro, sì, l'uomo al centro, però Leonardo ci ha tenuto sempre, nella sua opera immensa, a rapportare il corpo umano con tutto il resto, con gli animali e specialmente con le piante. E la parte botanica di lui, meno eclatante, è stata espressa in questa mostra che c'è a Firenze da 15 giorni, da 2 settimane a questa parte, fino al 15 di dicembre. Cosa ha fatto Leonardo? Proviamo a vedere queste immagini. Allora, nella piazza della Signoria, che sappiamo che è la piazza più importante di Firenze, la sede dei Medici e dell'attuale comune del Palazzo Vecchio, no? Ha messo questo gesto, Morus Alba, molto forte. Chi si nutre dei prodotti di un albero, o in foglie, o in succhi, o in frutti, si nutre delle caratteristiche di quell'albero.
Questo è tutto il pensiero magico che ha accompagnato l'uomo fino al Rinascimento, fino al Rinascimento. E ancora noi ce l'abbiamo dentro. Pensiamo per esempio, una cosa molto semplice, no? Quando delle persone giocano a bowling, avete visto che si tira la palla e poi le persone fanno dei movimenti strani da dietro, no? O quando nelle campagne, adesso sempre meno, ma gli anziani giocavano a boccia, no? avete presente, tirano la boccia, poi con le mani fanno delle gran mosse, no? Però la traiettoria, una volta che l'ho tirata, è quella, non è che posso tornare indietro, anche se faccio i salti mortali, scientificamente la traiettoria fisica è quella, no? Però perché si fanno quelle mosse? Messie Eliade, un altro grande Nobel, etnologo rumeno, dice che nel nostro inconscio abbiamo dei comportamenti che avevano i nostri antenati, un po' primitivi, per cui pensavano di comandare gli oggetti a distanza, ma non è poi una cosa così strana se pensiamo che fino al Novecento tutti gli sciamani del Centro Africa si incontravano in un punto senza avere i telefoni, come facevano? Ma sicuramente mettevano in moto delle capacità che anche noi abbiamo e che abbiamo dimenticato. Allora, questa immagine rappresenta il dodecaedro. Il dodecaedro è la perfezione, l'universo, le zone siderali. Pensiamo che in una casa però il desiderio viene dato a sidera, sulle stelle, che vuol dire che il nostro vero desiderio è tornare al di là della forma, perché ciò che ha una forma è soggetto a una nascita e a una morte. Noi siamo, non possiamo non essere, il principio di non contraddizione di Parmenide. Tutto ciò che è non può non essere, tutto ciò che non è non può essere. Sembra una frase difficile, se ci pensiamo bene non è difficile. Significa che comunque non possiamo uscire da questo mondo. A Percival diceva il suo scudiero, prima della battaglia, non avere paura, che tanto male che vada, tu non esci da questo mondo, ci sei. Cambi forma, sì, ma cambiamo sempre. Però siamo attaccati alla nostra forma. Qual è la nostra vera forma? Quella di oggi? Quella di 10 anni fa? Quella di 20 anni fa? Qual è la nostra vera forma? Qual è il nostro vero nome? Se noi ci chiamiamo Paolo, Roberto, Elena, ma quanti Eleni ci sono nel mondo? Milioni, qual è quella vera? Pensiamoci a queste cose, Perché? Pensiamoci. Perché lo yoga vero è questo. Chi fa yoga, come facciamo noi in Europa, che non abbiamo capito niente dello yoga, facciamo lo yoga nelle palestre. Lo yoga non è nato per avere un corpo perfetto, è nato per vincere questa ignoranza. La parola yoga è un verbo sanscrito, yogas, sitta, vritti, yoga, che vuol dire lo yoga è la soppressione delle modificazioni centrali che mi danno un senso dell'io. Quindi a cosa serve lo yoga? A unire quello che noi chiamiamo io, in India direbbero Paramatman, col tutto, Brahman. È potente questa cosa, Perché la meditazione è questo, guardate che non costa niente meditare, basterebbe stendersi per terra, c'è questa posizione yoga la più facile, Shavasana, il corpo esteso, le braccia a 45 gradi, no? Respiriamo e fermiamo, se possibile, i nostri pensieri, siccome la nostra mente non ce la fa, pensiamo alle cose che ci sono in questa stanza, per esempio quanto è grande questa stanza, che colori ha dominanti, quanta gente ci può stare, facendo così noi relativizziamo i nostri pensieri, perché ogni problema del mondo è dovuto proprio a questa iper-egoità. Proviamo a pensarci, chi ha generato le guerre, chi ha generato un disastro ecologico, e questo io, che tra l'altro non c'è perché non c'è, dov'è l'io? Buddha diceva, come direbbe qualunque medico, ma lo sanno anche il parlando di medicina, il corpo umano ha 9 porte, ha 9 buchi, no? Naso, orecchie, ano, genitali, bocca. Allora, siamo più vasocomunicante o siamo io separato? Una cannuccia da Coca-Cola, è una cannuccia o è aria? C'è un'aria dentro. Il nostro corpo umano, sapete che se noi dovessimo